Sono sei gli assessori donna sugli otto complessivi che compongono la squadra a forte vocazione rosa del neo governatore della Campania, Vincenzo De Luca, descritta e presentata proprio dallo stesso nella sala giunta di Santa Lucia. Si tratta di Serena Angioli ai fondi europei, Lidia D'Alessio al bilancio, Valeria Fascione con delega internazionalizzazione e start-up, Lucia Fortini, scuole e pari opportunità, Chiara Marciani, formazione, Sonia Palmieri, risorse umane e lavoro, Amedeo Lepore, attività produttive e Fulvio Bonavitacola, urbanistica, ambiente e il ruolo di vice. Il governatore terrà per sé le deleghe alla sanità e ai trasporti. Poi quattro consiglieri uomini, Mario Mustilli, consigliere finanziario, Sebastiano Maffettone, che si occuperà di organizzazione culturale, Paolo De Ioanna, i rapporti con le amministrazioni centrali e Francesco Caruso, cui va la delega ai rapporti internazionali con l'UNESCO. Capo di gabinetto della regione sarà il dottor Sergio De Felice, consigliere di Stato. Tutte le nomine saranno immediatamente operative dopo la prima seduta del Consiglio regionale convocato per giovedì prossimo 9 luglio alle 16. Così De Luca sull'ipotesi di governo della regione senza il condizionamento dei partiti, un inedito assoluto. Noi governeremo nell'ambito di un'assoluta correttezza istituzionale. Sarà ragionevole, serio e corretto interloquire con le forze politiche che hanno sostenuto la mia candidatura, ma con tutte le forze politiche. Ma è del tutto evidente che il riferimento sarà istituzionale. Quindi i miei riferimenti sono i capigruppo in Consiglio regionale e i consiglieri regionali.